abbastanza consistente o solo qualche ritocco? Ma dipende da alcune condizioni di qualche atleta, di qualche calciatore, questa valutazione. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, questo è sicuro. Che sia consistente dipende anche dalle condizioni di alcuni giocatori. Prima ha detto che la squadra avversaria, quando vedeva lo scudetto del Parma, ovviamente danno il 120%. Da questo punto di vista faccio una battuta: incontrare la Juventus può spingerci. No, a parte gli scherzi, le due squadre che incontrerà il Parma nelle prossime due giornate si sono incontrate tra di loro, con la Torricentino che ha vinto nell'anticipo. Avendo avuto un giorno in più di riposo, può essere comunque un aiuto anche per loro? La prima domanda, e la seconda, se queste due sfide possono veramente dimostrare chi è il Parma e che obiettivi, cioè l'obiettivo si sa, insomma, qual è anche la condizione della squadra? Ma le motivazioni la fanno da padrone, nel senso che avere avuto 24 in più per recuperare può fare, ma secondo me conta molto le motivazioni, conta molto le motivazioni. Per quanto riguarda un'altra domanda che mi hai fatto, se le prossime due gare contro Forte Juventus da non sempre la possono dimostrare. Siamo agli inizi, quindi diventa difficile. Chiaro che è uno scontro contro una squadra attrezzatissima che ha dichiarato, insomma, che vuole arrivare in alto, vuole vincere il campionato, quindi sarà sicuramente una sfida bella, importante. Ma al di là di questa sfida importante e bella, io ho un'altra sfida, quella contro la Forte Juventus. Quindi la mia mente, come la mente dei ragazzi, dei miei ragazzi, l'hanno proiettata su questa gara contro la Juventus. E nel tuo cover stai pensando anche magari di cambiare un po' il discorso di gioco, ovvero magari utilizzare un giovane in un altro ruolo, cambiare un po' quello che è stato lo schema finora? Ma sicuramente ci saranno, ripeto, delle variazioni. Giocherà possibilmente qualcuno che non ha giocato poco e potrebbe, ecco, dipende dalla condizione. Oggi è il secondo giorno di diciamo che la fatica oggi è ancora maggiore rispetto a quella di ieri, quindi dovrò fare delle valutazioni molto oculate, molto finalizzate proprio a cercare di mettere in campo i calciatori migliori e anche nelle loro migliori condizioni. Mister, a proposito sempre dei cambi e della condizione fisica, la Lombardi può affrontare un'altra partita a distanza così avvicinata? È veramente straordinario, che ha una voglia che a livello motivazionale sicuramente, però le valutazioni sono altre. Lui rientra da un problema abbastanza importante. Domenica ha fatto una grandissima gara anche sotto l'aspetto atletico, quindi Lombardi è uno di quelli subito qui che sicuramente potrà entrare, ma non giocherà sicuramente all'inizio. Perfetto, quindi immaginiamo anche un cambio di modulo, oppure possiamo progettare di titolo? Allora, questa è una valutazione che farò oggi in allenamento, però in grandi linee manterrò la stessa linea, lo stesso modulo. È un'altra domanda, sempre su uno che dovrebbe rientrare Biglietta, pare sia un bel posto. È a disposizione, quindi valuto anche la... Per caratteristiche tecniche e tattiche, può coesistere magari con Giorgino e Covara più in centrocampo a 3, oppure... Sì, secondo me può anche adattarsi a un centrocampo a 3, però c'è sempre la coperta corta dei giovani, quindi per fare una valutazione abbastanza più ampia. Sì. Più ampia. Certo. Quindi con l'ultima domanda, con Nerdet, che il modulo sarà sempre lo stesso, quindi due centrocampisti davanti alla difesa, Biglietta potrebbe partire anche potrebbe partire titolare, ripeto, questa è una valutazione che farò oggi, che come faccio di solito analizzo il giorno prima della gara, se non proprio la gara stessa, faccio un po' il filmato di quello che ho visto in questi due giorni di allenamenti. Gigi, partite oggi o domani? No, oggi dopo l'allenamento. Ascolta, a differenza di Arrignana, domani non avrei concorso con seduta di pubblico, ovviamente giocando sia alle 3 del pomeriggio di un giorno lavorativo. Cambia qualcosa per voi? A livello sicuramente il 12° in campo si sente, si è fatto sentire in questo periodo, però comunque
insieme. Partendo da questo presupposto, allo stato attuale, si può chiedere una percentuale, quanto manca per vedere un pollo soddisfatto al 100%? Ma io non sono mai al 100% soddisfatto, ma si ha le caratteristiche del mio personale, quindi... Ma io una cosa sono molto soddisfatto sull'atteggiamento dei ragazzi, su come si preparano, su quello che danno durante gli allenamenti e anche quello che è andato in partita. Quello sono soddisfatto. È chiaro che non possiamo abbassare la guardia, perché veramente basta poco per rovinare, ecco, quello che si sta facendo. Però ho dei ragazzi molto intelligenti, ho dei ragazzi che anche attraverso quello che hanno vissuto per quel cammino che abbiamo fatto domenica scorsa dal Barriera Center fino allo stadio, hanno vissuto sulla pelle, sulla propria pelle, quello che cos'è Parma, cos'è Parma Calcio, non è soltanto Parma. Domenica si è vista anche Parma Città, non si è vista soltanto Parma Calcio. Quindi sanno benissimo, lo stanno vivendo giorno dopo giorno, quello che è il simbolo, quello che portano, che poi portano dentro. Ultimissima, se no lo scordiamo i 7:20. Musetti, ci sono delle novità sulle... Musetti dovrà fare delle terapie, comincerà un lavoro specifico, praticamente non avrò a disposizione sicuramente